Salve a tutti, dopo circa 12 anni lo scaldasonno si è rotto. Il bello che non funziona più dalla parte di mia moglie. Dalla mia ancora funziona, però effettivamente non è che o scalda troppo o scalda poco. Quindi adesso l'abbiamo lavato e lo taglierò in modo da tenerlo per i gatti, per i cani. Così come copertina, e visto che ci sono, vedremo come è fatto dentro. Lo voglio tagliare, vediamo di tagliarlo in due. Questo è uno scaldasonno del Limetech. Quindi un po' dei fili qua, l'oppone dei fili, ci credo che poi non funzionava più, mi sa che non erano più distesi, mi sa erano tutti in un punto, ormai si era distrutto. Tenete presente che questi scaldasonno si possono lavare, però deve essere asciutto bene prima di utilizzarlo. Comunque è vero che sono tanti anni. Ecco come si presenta all'interno. L'ho diviso in due, quindi questo era quello di mia moglie che non andava. Negli anni si è rotto. Ecco, in origine doveva essere tutto così e ora è tutto così. Vediamo il mio, se si è salvata la mia parte. Beh, ormai era arrivata pure la mia parte, infatti ecco fatto, ecco perché poi scaldava tutto in un punto. Comunque mi sa l'ultimo lavaggio è stato quello distruttivo, attenzione, sicuramente ormai non andava più, perché non andava più. Vabbè, ho recuperato un po' di filo, ora toglierò tutta questa parte interna, dopodiché lo taglio in altri pezzi, lo cucio per chiudere bene e utilizzeremo i pezzi per i gatti. Vediamo il sistema qua.
fatto. Adesso sappiamo Cosa strano. come è fatto uno scatto. Da una parte una vita a croce, quella che ho tolto prima nel video. E questa è l'altra parte che devo ancora togliere, che è una Torx. Quindi in fabbrica avranno finito i viti. Sembra persino diverso, questo è incavato, questa plastica, questa no. Pensa un po'. Vabbè, ormai ha terminato la sua vita. Ora voglio provare i componenti, visto che non avevo mai testati. Voglio vedere quanto esce dalla presa dell'interruttore, quanti volts escono in posizione 1 e in posizione 2. E poi, siccome il mio filo ancora funziona, voglio vedere a quanti gradi arriva nelle due posizioni. E lo misurerò con questo misuratore di temperatura, che ho constatato che sia in prima posizione che in seconda posizione escono 230 volts, comunque la corrente di casa. Se metto in corrente continua, abbiamo in prima posizione 103 volts e poi 0. Quindi comunque le informazioni le manda a questa scatoletta, chiamola così, dove a seconda dell'impulso e della corrente, della tensione che gli manda l'interruttore, cambia la temperatura, quindi più bassa o più alta, appunto. Adesso proviamo a vedere a quanto arriva con la prima posizione. Ora vediamo che temperatura raggiunge nelle due posizioni. Adesso siamo a 0, ok. 19,8, che okay. Impostato a 1. Adesso lo lascio scaldare e poi vediamo a quanto si stabilizza la temperatura. Passati circa 8 minuti, siamo a 26 gradi. Dipende un po' anche dai fili, eh. Lo stesso punto è sempre 29,3, dove c'è più concentrazione, ovviamente. Lo tenete presente, non scalda solo, non stanno tutti insieme, però 29,2. Vediamo se aumenta o rimane tra i 28,5 e 29,2 circa. Allora, siamo ormai arrivati al massimo. La temperatura, come potete vedere, siamo a 1, sempre con impostata 1. Mi sembra che arrivi al massimo a 38, 39,2. Scusate, 20, 37, vedete? Ok, comunque tra i 30 e i 39, i 40 non li raggiunge. Poi calcolate proprio perché sono tutti insieme. Adesso provo a mettere a 2, vediamo che temperatura raggiunge. L'interruttore in posizione 2 da 5, 6, 7 minuti, però tenendo conto che era già caldo il filo, allora è arrivato prima a temperatura, a 47 gradi. Cinquantatré cinque, quanti
53,2, 53,6. Sembra la temperatura massima 53,6, 57. Ok, la temperatura va dai 40 ai 53, dai. Oh, 57, 57,2. Ok, altre temperature, 52,5. Ok, arriva a 57 gradi. E si sente. Che in futuro vedo se riesco a utilizzarlo di nuovo. Magari lo cucio da qualche altra parte. Vabbè, per oggi è tutto. Vi ringrazio per l'attenzione. Alla prossima.